it's beginning. It's time to fly. È il cuore pullante, cancella. Questa zona è il cuore pulsante della Londra, della movida londinese, Piccadilly, che va fino a Oxford Street, tutti questi vicoletti qua dietro e fanno shuffle dalla mattina alla sera. Aspetta, adesso vi spieghiamo che cos'è lo shuffle, perché lo shuffle, dai. Questa chicca. Che io non so fare, però lo dedichiamo a Marco Litto, l'inventore. Marco Di Litto. Oddio, mo tipo tutte. Non è l'inventore, colui che l'ha esportato da Londra a Baiano, quindi mandamento nolano, napoletano. La prima sera, quindi abbiamo fatto già un giro a Tower Bridge, però ovviamente mi sono dimenticata di registrare, quindi non lo vedrete. E niente, adesso ci facciamo un giro qui e siamo ci beviamo una birra, comunque penso facciamo qualcosa del genere. Stanno infocate, questo è il termine esatto. Buongiorno, siamo andati a... però ora ce ne stiamo andando a vedere il cambio della guardia. C'è un macello di gente impressionante. Io tra l'altro ho un mal di testa, ho anche gli occhi molto gonfi. E adesso torniamo indietro, percorriamo St. James Park, andiamo verso il Big Ben, Westminster, London Eye. E niente, poi ci aggiorniamo più tardi. Al mercatino domenicale che si chiama Brick Lane Market. Buongiorno, good morning. Stiamo andando nella libreria, cioè a vedere la libreria di Notting Hill del film. Io sto tutta imbacuccata perché ho la sinusite. Marco mi prende in giro. Racconta quello che abbiamo fatto ieri. Ieri sera abbiamo fatto nulla. Ci siamo fatti un bel tè caldo in camera, biscotti, cioccolata e nanna. Sì. Stamattina dovremmo essere pronti per un po' più carichi, però vediamo un po'. Però che? Sto bene. Cioè ti sto lamentando. Mi sto lamentando. No, allora io, cioè tipo lui sta con la giacchetta di pelle e io sto tutta imbacuccata stile 12 dicembre.
nostro primo acquisto londinese. Il baffetto è il mio, guarda. Marco c'è il baffo, io invece ho i numeri tutti strani. Allora, siamo al National History Museum. Ecco, a posto. Perché un po' di cultura ogni tanto non guasta. Speriamo non rimaniamo bloccati tipo 4 ore qua dentro. Gireremo tutto il museo. Certo, no. Fino all'ultimo quadro. No, penso. Ed è immenso. Piccadilly Circus, che è questa strada dove ci sono tutti i negozietti. E adesso Marco mi porterà da? Da? Non so dove sto andando. Dove mi stai portando? Il Damasco. Oh, ha detto bene. L'ha chiamato prima il Damasco. No, ho chiamato il Damasco. Il Damasco. In spagnolo dice il Damasco. Con due L. Che poi se vuoi sapere da dove proviene questa marca? Dalla proviene? Thailandia. Solo che in Thailandia non mi sono proprio interessata perché già c'erano mille cose da vedere. Allora, stiamo appena, non con questo cappello ovviamente, siamo appena andati nel ristorante di Gordon Ramsay. Mm-hmm. E niente, è stata un'esperienza trascendentale. Trascendentale. Praticamente abbiamo pagato un botto, cioè un botto per quello che abbiamo mangiato. Abbiamo ordinato un antipasto. Un antipasto, due birre, un'acqua e due cheeseburger con patate. Ovviamente vai in questi ristoranti e mangi cheeseburger perché hai perennemente paura che ti tagliano le mani. E comunque ce le hanno tagliate. E sì, abbiamo pagato troppo. Vabbè, diciamolo, quanto abbiamo pagato? Quanto abbiamo pagato? 77 sterline. Mm. 105 euro per un cheeseburger con patate e un antipasto. Quindi adesso lascio la parola a Marco. Stavo dicendo il tuo cognome. A Marcom. Sono senza parole. E anche senza soldi. Però vabbè, abbiamo mangiato bene. Era buono. È un panino. Cioè, sto pure per scoppiare, tra l'altro. Però tutto a posto. Proseguiamo. Regent's Park e precisamente ai giardini della regina Maria. È stupendo, cioè c'è il lago. Qualche cornacchia. Thank you.
è anche molto grande da visitare. Stiamo facendo la botta. Cos'è che ti sta piacendo, che ti è piaciuto di più fino adesso? Di più fino adesso penso la parte classica, Buckingham Palace, il cambio della guardia, Big Ben. Eppure Madame Tussauds è interessante, sfizioso, eh? Però meno interessante è stato il museo che abbiamo visto ieri. Ah, Natural History Museum, sì. Beh, a parte qualche animaletto, così, beh. No, più che altro tanti bimbi, poco da vedere. Abbiamo perso poco tempo in realtà là dentro. Vediamo il nostro pubblico dove stiamo andando. Stiamo andando a vedere le strisce pedonali dei Beatles. In realtà dove stanno le strisce sono anche gli studios degli Beatles, sulla Abbey Road. Abbey Road. Morning everybody. Ti è piaciuto questo? Stiamo andando al British Museum of London. Of London. E quindi niente, ho messo quindi, per dai, l'occasione bellissimo. Ho messo per l'occasione il rossetto blu di Mulak. Guy. Siamo finalmente arrivati. Buon pomeriggio a Covent Garden. Covent Garden. Covent Garden. Precisamente nel mercatino al chiuso. E adesso giriamo un po' per questi mercatini e mercatinelli. J'adore Dior. Thank you.
sera. È la penultima sera che siamo qui a Roma. Abbiamo cambiato città a Londra. È il Colosseo, sì. Questo è il Colosseo, sì. E quindi abbiamo deciso di vedere sia il London Eye, sia il Big Ben. Eccolo lì. Di sera, perché abbiamo visto tutto di giorno, tutti questi giorni abbiamo girato tantissimo, infatti siamo distrutti, altro che vacanza, una settimana veramente camminare solo. E poi si scatta qualche selfie. Adesso sì, ci facciamo qualche piccolo selfie, faccio qualche piccola ripresa per voi e poi andiamo a cena. Andiamo a cena in un English pub, quindi un po' più tipico. Siamo nel parco più grande di Londra, che si chiama Hyde Park, che penso non vedremo tutto perché è enorme. Siamo in aereo, stiamo tornando, è stata una bellissima vacanza, Londra è enorme e una cosa che non abbiamo detto all'inizio e che ci tengo a dire adesso, abbiamo soggiornato in un hotel che si chiama Grand Royal Hyde Park, Hyde Park. Abbiamo prenotato sul loro sito perché la collezione era inclusa, ma in realtà l'abbiamo visto su Booking, se non sbaglio. La location era eccezionale perché comunque stavamo praticamente al centro tra due linee della metro, quindi ottimo. Io sono il tecnico della coppia. Allora qual è? La Central Line, che è la rossa che taglia diametralmente tutta Londra, e la Circle Line, che è quella che gira attorno a Londra. Perfetto. Top. Over the top. E quindi sì, siamo stati benissimo, abbiamo fatto tanti chilometri, Londra è da visitare, sicuramente ci ritorneremo prima o poi, prima di vedere altre località. Dopo per visitare. E niente, stiamo tornando, un bacio. Buongiorno a tutti. In questo video vedrete tutti gli acquisti che ho fatto a Londra, perché sono stata a Londra circa una settimana, nel periodo pasquale. Londra è bellissima e mi è piaciuta tanto.